trovati. Domani, sabato 25 aprile, si ricorda e si festeggia in tutta Italia l'anniversario della liberazione dal nazifascismo. E per ricordare proprio coloro che hanno combattuto per la libertà, oggi parliamo di una macchina particolare, conservata al Museo del Risorgimento e della Resistenza. Un ciclostile per la stampa. Era appartenuto ai partigiani della divisione Garemi, brigata Mameli, e utilizzato nella zona dell'Alto Vicentino. Ma a che cosa serviva? Si tratta dell'antenato della fotocopiatrice. E i comitati di liberazione, uomini e donne riuniti in brigate per combattere il nemico, lo usavano per stampare in tutta segretezza volantini o giornali di propaganda da distribuire tra la popolazione. Il suo funzionamento era abbastanza semplice, ma spesso il materiale per la stampa era difficile da reperire e costoso. Su un foglio di carta rivestito di cera venivano impresse le lettere con una macchina da scrivere. In questo modo si distruggeva lo strato ceroso solo dove erano le lettere, lasciando impermeabili il resto della carta. Questo foglio, chiamato matrice, veniva poi agganciato al rullo inchiostrato del ciclostile. Tramite l'apposita manovella si riusciva ad attivare la rotazione del rullo che trascinava i fogli vuoti su cui veniva trasferito l'inchiostro, permettendo così la stampa di volantini o giornali a basso costo e a bassa tiratura. A Vicenza è nato il primo giornalino di resistenza del Veneto, Voce del Popolo. Il primo numero è uscito clandestinamente già la sera dell'8 settembre 1943, subito dopo l'annuncio radiofonico della firma dell'armistizio. E riportava anche l'ora della stampa, 19:45. I primi numeri del giornale hanno visto la luce nell'ospedale militare di San Felice. Anche il periodico Nostra Lotta e Il Momento Vicentino venivano stampati clandestinamente in città, oltre a svariate cartoline e medaglie vendute a modico prezzo per sopperire alle spese di stampa. Indispensabile era la scelta della sede. La casa doveva essere tranquilla e non attirare l'attenzione della polizia. Inoltre bisognava stare attenti a non lasciare impronte digitali sui fogli o tracce di inchiostro su mani e vestiti. C'erano molti accorgimenti da rispettare, poiché se si veniva scoperti si rischiava la vita. Cosa veniva stampato? Spesso i partigiani si rivolgevano alla popolazione locale con messaggi semplici che informavano sulle azioni da loro svolte, sui comportamenti da tenere, sull'unire le forze per reagire agli attacchi e ai soprusi dei nemici. Oppure potevano esserci anche appelli in tedesco. All'epoca non si combatteva solo fisicamente, in montagna o nelle città occupate, ma anche attraverso le parole.